Epico, come va? Slappatori. Iniziamo bene. Come sicuramente tutti voi e tutto il mondo avrà notato, sono ufficialmente diventato il canale italiano con più iscritti su YouTube. Epico! E questo è un sogno che ho sempre voluto coronare, sin da quando avevo 6,9 anni. E finalmente oggi questo sogno si è avverato. Sono molto emozionato. Dobbiamo festeggiare. E quale modo migliore per festeggiare questo incredibile traguardo se non fare un video completamente in italiano, in modo tale che il 99% dei miei iscritti non capisca un cazzo. Epico, grande cervello. So cosa vi state chiedendo. Come ho avuto questa incredibile idea per questo video? Facile, visto che il primo video dove parlo italiano ha avuto un successo epico, questa è la seconda parte. Un video di un italiano che parla italiano, 8 milioni di persone. Il successo o il fallimento di questo video dipende solamente da te. Sì, te, italiano, che stai guardando. Se sei italiano, slappa un mi piace adesso e scrivi un commento. E se non sei italiano, slappa un mi piace adesso e scrivi un commento in italiano. Epico! Benvenuti in un nuovo episodio di QGFVC. Comunque non preoccupatevi, cercherò di parlare lentamente, così magari riuscite a capire qualcosa. Bene, iniziamo. A pelle figlio di Apollo fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle. Che simpatico. Vero. Qualche giorno fa vi ho chiesto di farmi una domanda in italiano. Vediamo insieme cosa mi avete chiesto. Conosci la parmigiana di melanzane? Sì, la conosco personalmente. Ci sentiamo ogni giorno. Mi piace l'ananas sulla pizza. Complimenti. Meno male che ho chiesto domande in italiano. Leccati i piedi. Mi sto già pentendo di fare questo video. Verrai a fare un concerto a Treviso? Sì, di sicuro. Vengo domani, va bene? Questo voleva scrivere stronzo, ma non ce l'ha fatta. Che tristezza. Artista italiano preferito? Me stesso. Sei amico con Favi J? Certo, siamo amici d'infanzia. Quando hai scoperto di essere italiano? L'ho scoperto qualche anno fa. Non appena ho ricevuto il passaporto, ho subito notato che era un passaporto italiano. E da quel momento in poi ho scoperto di essere italiano. Epico. Incredibile emozione. Come riesci a vivere all'estero e a rinunciare a pesto e focaccia? Facile. Come ogni ligure, sono in grado di cucinare e preparare pesto e focaccia. Sempre e in qualunque nazione. Hai un tatuaggio? No. Epico? Sì. Fai un video in dialetto savonese. Adesso. Non so parlare dialetto savonese. Belin. Che simpaticone. Come osi. Quante volte alla settimana ti fai la barba? Fatti i cazzi tuoi. Segui il maestro Bini? Dipende. Se suona al basso, sì. Se suona qualsiasi altro strumento, no. Posso essere nel tuo video? No. Nella tua vita privata, che lingua parli? Parlo una lingua molto speciale che si chiama fatti cazzi tuoi. In che lingua pensi? Italiano o inglese? Facendo video in inglese, la maggior parte delle volte penso in inglese. Incredibile. Americani, pizza, pasta, mandolino. Italiani, chi cazzo ha mai visto un mandolino? Oh mio Dio, di qualcosa in spagnolo, per favore. No, questo è un video 100% italiano. Odi i francesi? Io odio tutti quelli che non sono iscritti al mio canale. Quindi iscriviti adesso. Tutti che dicono Davie, slappa, ma nessuno che chiede Davide, come stai? Finalmente qualcuno che me l'ha chiesto. Sto bene, grazie. Ho chiesto di chiedermi qualcosa in italiano e questo genio ha scritto qualcosa in italiano. Quali youtuber italiani segui? Me stesso. Perché non fai un video in cui parli solo italiano? Bella idea, farò presto. Gocciole o pan di stelle? In questo video non voglio fare nessun tipo di pubblicità, ok? Prossima domanda. Gocciole comunque. 33 trentini entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. Scacco matto. Non sono iscritto al tuo canale. Questa persona ha avuto il coraggio di dire questo pubblicamente. Poverino. Non sa che tutti quelli iscritti al mio canale hanno un grande cervello. Poverino. Se potessi avere un superpotere, quale sceglieresti? Di poter allungare a dismisura il mio basso. Cosa mangi per colazione? Alle 8 del mattino mangio peperonata e a mezzogiorno topi morti. Scacco matto, Aldo di Aldo Giovanni e Giacomo. Sei vergine? No, sono ariete. I tuoi 5 youtuber italiani preferiti? Seguo pochi youtuber italiani ormai. Non so neanche se arrivo a 5. Comunque, in passato guardavo molto Yotobi. Parliamo di videogiochi, Sinergo, Favi J e PewDiePie. Epico. Non so parlare italiano. Cazzi tuoi. Quali stringhe usi? Stringhe. Questo ha usato Google traduttore. Voleva dire corde. Per punizione, non ti rispondo. Scacco matto. Cibo italiano o inglese? Che domanda di merda è?
Cibo inglese, ovviamente. Da quale città dell'Italia provieni? Quante volte te lo devo dire? Vengo da Sanova. Questa è l'ultima volta che lo dico. Quali sono le domande che ti vengono poste che ritieni siano troppo personali? Mi dispiace, ma questa domanda è troppo personale. Puoi salutarmi? No! Se ti chiedessi di regalarmi un bacio, daresti la stessa risposta che darei a questa domanda? Questa è la mia risposta. Ciao, ciao. Carbonara o amatriciana? Carbonara, ovviamente. Scacco matto. Altri tipi di pasta. Quanto sei alto in centimetri? 200 centimetri. Scacco matto. Persone basse. Hai mai pensato di fare un raduno? Questo è il momento perfetto di fare un raduno, vero? Torni ogni tanto in Italia? Sì. Quando hai iniziato a suonare il basso? Ho iniziato quando avevo 16 anni. Sì. Come hai imparato l'inglese? Nello stesso modo in cui ho imparato a suonare il basso, guardando video su YouTube. Facile. Città preferita in Italia? Londra. È vero che non risponderai a questa domanda? Qual è stato il tuo cartone animato preferito? SpongeBob. Ti hanno mai riconosciuto per strada e chiesto foto, autografi? Non esco mai fuori di casa, quindi no. Pizza, pizza, spaghetti, pizza. Sagge parole. Mi fai un panino? Hai studiato presso un conservatorio, accademia? No, ho imparato quasi tutto da autodidatta. Farai un video su come fare il pesto? Ho un segreto che vi devo dire adesso. Io non so fare il pesto. Perdonatemi, liguri, lo so che vi ho deluso. Dove vivevi in Italia? A casa mia. Quanto guadagni? Più di 69 euro. Vivi in Italia o all'estero? Vivo sia in Italia che all'estero. Arrivederci. Giorno Giovanna 2019. Sagge parole. Comunque, questa era l'ultima domanda. Se questo video raggiunge 500.000 mi piace, forse farò una terza parte. Altrimenti, una cosa che ho notato negli ultimi tempi, che in molti dicono che il mio canale non deve essere considerato italiano perché non faccio video in italiano. E questo è uno dei motivi per i quali ho fatto questo video 100% in italiano. Scacco matto. Spero che questo video 100% in italiano vi sia piaciuto. Ricordatevi di slappare il mi piace. Siamo quasi a 8 milioni di iscritti. Iscrivetevi e lasciate un commento. Adesso, come ogni episodio di QGFVC, è arrivato il nostro momento. Terapia. Sono qui per te. Sentiti libero di dirmi quello che vuoi. Ti sto ascoltando molto attentamente. Incredibile. Non l'avrei mai detto. Lo so, è difficile. Ma tu ce la puoi fare, lo sai. Sì. Io credo in te. Non importa. Ti devi arrendere, ok? Bravo. Molto divertente. Adesso questa è una bella notizia. Complimenti. Sai cosa? Sono fiero di te. Grazie per aver guardato questo video. Come al solito, ci vediamo al prossimo video. Chi è? Arrivederci. Thank you.